Ciao, eccomi con il nuovo, le nuove slide con la nuova lezione appunto serie A livello base. E oggi parliamo di GIS, strumento di lavoro alla base della cartografia e dell'analisi. Questo è il terzo della serie di 4 che sto proponendo. E ci avviamo verso la fine per vedere la panoramica sui software disponibili, in cui parlerò di OSGeo, OSGeo Live. Queste sono le slide, le ho appena già pubblicate sulla pagina PTGIS HOA. E finito questo video metterò anche pubblico il video. Gli argomenti che tratteremo sono cosa vuol dire, cosa si intende per sistema informativo territoriale, le principali azioni che sono riuscito a diciamo, individuare e cercare di argomentare, che sono divise in 5: collezionare, archiviare, gestire, analizzare e condividere. E le tipologie di formato dei dati, gli strumenti principali per utilizzare il GIS e che vengono offerti al GIS, che sono gli strumenti di geoprocessing, i servizi web da cui attingere varie informazioni, soprattutto di base, ma non solo. Cercherò di spiegare cosa si intende nella grande confusione che si sta facendo per GIS desktop e poi che cos'è un server, e alla fine arriverò a spiegare cos'è un web GIS. Come creare, visti gli strumenti di geoprocessing, vedremo come capire la logica di editare e creare i vari dati geografici. E poi farò una carrellata di screenshot suddivise in cartografie, cartografie in analisi e analisi evoluta, presi direttamente dall'album che immagino sia un album ufficiale degli screenshot di QGIS. Bene, spero che le lezioni fino adesso siano state comprensibili e di aiuto appunto per approcciarci a questo mondo fantastico del GIS. Iniziamo subito a dire cos'è il sistema informativo territoriale. Allora, GIS è bene o male legato al software QGIS, ArcGIS, GeoMedia e altri. Ma il GIS non può essere visto semplicemente come software, ma appunto la traduzione in italiano è sistema informativo territoriale, che indica che esistono delle persone, dei dati, delle persone che gestiscono e maneggiano questi dati e delle procedure, oltre che al software. Questo permette di fare, come vedete la definizione ormai del 1988, ma ancora del tutto valida, che il sistema informativo territoriale è fatto da un mix di questi soggetti che interagiscono tra loro e creano la cartografia che può essere usata per delle analisi, per prendere decisioni, per condividere informazioni e quant'altro. Infatti, in base a queste procedure, sicuramente ci saranno dei test, perché i dati, cioè quando si va a parlare con delle macchine, è necessario fare dei test. I dati sono importantissimi e si vedrà come gestirli, ma più che altro come raccoglierli e quali sono i problemi legati alla raccolta dei dati e a come vengono raccolti e come vengono archiviati. C'è sempre sicuramente aperto su questi sistemi informativi un feedback fatto di domande e risposte, perché questo è dovuto più che altro al fatto che ci lavorano molte persone,
Tra queste persone appunto anche ci sono le organizzazioni e ci sono vari livelli di interazione, ci sono i tecnici, ci sono gli amministratori, ci sono le persone dedicate all'inserimento dei dati e ci sono le persone dedicate all'analisi con varie figure professionali, ci sono geologi, architetti, ambientologi, sistemisti, programmatori. È tutto un archivio che gira attorno appunto al sistema informativo territoriale e utilizza come software per interagire e elaborare questi dati appunto i GIS. Veniamo ora alla la mia individuazione su come su quali sono po che, quali possono essere le azioni che tengono in considerazione tutto il sistema informativo territoriale. Perché infatti si parte da non sono in ordine cronologico, però esiste una collezione di dati. La collezione di dati può essere fatta attraverso enti, si possono acquistare dei dati se sono già disponibili, si possono raccogliere sul campo o comunque creare della cartografia e direttamente utilizzando i software GIS per creare questi dati. Successivamente o comunque un'azione integrante di questo processo di sistema informativo territoriale è l'archiviazione, quindi l'archiviazione in database, l'archiviazione su computer o supporti informatici, l'archiviazione anche sul campo con modalità, diciamo che sul campo si può riempire direttamente un database, questo database può essere subito verificato o comunque tenuto in considerazione dal lavoro di ufficio. Ad esempio, possiamo immaginare delle centraline per la rilevazione del traffico, i dati vengono subito acquisiti e visualizzati da chi dietro si occupa appunto di monitorare il traffico. Questa parte può essere subito vista come l'attività di gestione dei dati che si svolgono appunto sia sui dati, la gestione dei dati crediti, ma sia sulla gestione dei dati elaborati e sulle analisi. Ho raffigurato un tavolo in cui ci sono seduti diversi soggetti con professionalità diversi, altri due tavoli separati che potrebbero essere i dati che si stanno archiviando proprio in quel momento e appunto questa analisi dei dati per il supporto può essere gestita per il supporto alle decisioni o comunque ad esempio per il monitoraggio ambientale, per essere discusse e vedere se approfondire un'analisi, se raccogliere nuovi dati e comunque queste procedure di gestione dei dati sono un continuo work in progress. Ci saranno delle presentazioni del progetto, delle presentazioni degli schemi logici, ci saranno delle parti in cui ci sarà proprio la preparazione delle fasi preparatorie a delle consegne, delle consegne e come succede spesso nella valutazione ambientale strategica, nella VAS, ci sono delle procedure in cui, ok, si consegna il dato, si verifica il dato, eventualmente si fanno le modifiche o si rimanda l'aggiornamento a successivi. Questa è tutta la parte che di gestione delle informazioni che il sistema informativo territoriale deve tenere in considerazione, quindi ci saranno dei meccanismi che permettono nel momento in cui si riuniscono i diversi soggetti predisporre degli elaborati che sono cartacei o digitali per appunto sostenere le decisioni che si fanno in questi momenti. Le analisi che
appunto non riservano, non rientrano in una cronologia precisa, perché l'analisi si può fare prima della collezione, l'analisi si può fare prima di inserire nuovi dati nel database, l'analisi si può fare sia prima sia dopo, ma anche durante le attività di gestione. Le analisi possono essere, come vedremo in fondo alla presentazione, di molte tipologie. Ci sono le analisi base per dire: ok, ci sono questi dati, cosa si fa? Le analisi possono essere anche: abbiamo sul territorio tot area urbanizzata, tot area residenziale di questa area urbanizzata, come si prevede, come sarà possibile evolvere il territorio, sviluppare il territorio. Ci sono la quantità di servizi è utile a insediare nuova popolazione. Bisogna creare dei nuovi servizi che non esistono. Si fanno le analisi dei flussi di traffico per prevedere se fare una nuova strada o comunque potenziare un'altra strada. Queste sono tutte le analisi che il sistema informativo territoriale è sempre pronto sia a dare gli strumenti per fare le analisi, sia a restituire i dati sotto la forma più consona per effettuare l'analisi. Alla fine c'è E alla fine, comunque, sempre nei vari procedimenti c'è la condivisione. La condivisione, appunto, non è solo con i social network, ma la condivisione dei dati è molto utile nelle fasi in cui si trovano i professionisti a dover affrontare. Io produco dei dati e posso gestire il giusto formato per condividerli, perché questa condivisione magari può essere non sempre sulla stessa banca dati, quindi le persone, i professionisti che si occupano di quello, di un determinato studio, di determinata analisi, possono accedere alla stessa banca dati, e quindi la condivisione sia degli elaborati, che possono essere appunto cartografici o digitali, cartacei o digitali, ma ci sono delle tecniche di condivisione dei dati in cui va valutato la tipologia di soggetto che riceverà questi dati. Ci possono essere delle mappe online come dei web GIS, oppure ci possono essere anche dei servizi molto più semplici, come ad esempio Google Map, o comunque condividere anche dei PDF. Comunque tutte queste attività di condivisione delle informazioni e dei dati è parte integrante del sistema informativo territoriale. Un secondo che metto ok, perché sennò magari non vedo cosa sta succedendo. Ok. Principalmente i dati geografici sono rappresentati in questo modo. È molto banale, ma bisogna capire che quando si parla di dati geografici, oltre alle tabelle, posso avere dei punti, come ad esempio dei pozzi idrici, dei punti dei centralini di rilevamento, degli alberi, delle linee che possono essere raffigurate, rappresentate, che possono rappresentare graficamente una situazione reale, come le strade, i fiumi, non so, le condotte del gas o dell'elettrica, appunto dei poligoni, che sono delle aree, spesso si parla di aree o di superfici, anche se tecnicamente sono diverse, ma la superficie è una matrice di punti, come può essere il DEM o la TIN, però comunque superfici aree sono definite da poligoni. Queste aree possono essere aree boscate, aree urbanizzate. Nell'area urbanizzata possono essere contenuti altri poligoni che
creano l'area urbanizzata e differenziano tra residenziale e residenziale. Schematicamente il punto è fatto XY, la linea è fatta da più coppie, almeno due di XY. Ciao. Sì, scusate, l'introduzione. L'area, che appunto è area urbanizzata, che può essere residenziale, industriale, e questi poligoni attraverso le regole di topologia possono interagire e dire ok, quante sono le aree residenziali all'interno dell'area urbanizzata, ma anche i confini amministrativi. I confini amministrativi sono dei poligoni che non riguardano l'uso del suolo, ma dei confini amministrativi. E poi alla fine abbiamo i raster. I raster sono rappresentati con sono le immagini. Le immagini sono fatte di pixel, ogni pixel è associato un numero che si chiama digital number, e questo serve per delle rappresentazioni che si chiamano continue, rappresentazione continua. I raster sono una rappresentazione continua, mentre punte, linee e poligoni sono vettoriali, e si parla di rappresentazione discreta. Passiamo adesso come vengono gestiti questi dati. Una piccola differenza che ho cercato di rappresentare qui è, ok, i file comuni, ad esempio un file di testo, si apre, si modifica e si salva, e successivamente si può chiudere. Il GIS c'è una logica molto simile, ma abbastanza diversa. Diciamo che questo deriva un po' dalla logica appunto di database, pur avendo appunto degli shapefile, che sono dei file comunemente archiviati nei nostri computer. Si utilizzano queste due particolari azioni. Quindi si inizia l'editazione, si edita e poi si fa lo stop dell'editazione. Questo è molto importante, perché si rischia molto spesso di perdere le informazioni che si sono editate se non si effettua lo stop. È come quando si chiude un file, è come se faccio io apri, poi ancora apro, edito, chiudo, mi chiede di salvare, quindi non sto salvando il progetto, e poi chiudo anche il progetto. Comunque continuo ad editare. In questa fase è come se quando edito i dati, appunto i punti, linee e poligoni, apro e chiudo un nuovo progetto all'interno di un altro progetto. Praticamente è forse abbastanza lineare come procedura, e cercherò di spiegare in una slide come questa viene un po' complicato, ma quando opererete, farete le esercitazioni su GIS, vi accorgerete che questa logica è molto fondamentale, e seguirla, saperla prima di iniziare, è sicuramente molto utile. L'editazione viene attraverso i software GIS. Qui è una screenshot di QGIS. Io prendo, seleziono PG destinazioni, effettuo le operazioni di editing e poi salvo. Bene, non voglio aggiungere nient'altro, sicuramente ci saranno domande su questo, ma proseguo. Oltre all'editazione, che anche questo si tratta comunque di una parte di editazione, sono gli strumenti di geoprocessing. Gli strumenti di geoprocessing sono molto utili e diffusi per fare l'analisi dei dati, ma vediamoli subito. Buffer, intersect, union, symmetrical difference, clip, difference, dissolve e eliminate. Se posso dare una priorità, un'importanza al
A questi direi che il buffer è importante, molto molto importante. Un altro importante è l'union. Un terzo importante è il dissolve. Gli altri non sono meno importanti, ma hanno un'importanza secondaria, sono come se fossero di un'importanza accessoria. Queste qua, infatti, il buffer, l'union e il dissolve sono i principali, e essendo i principali sono anche quelli che si usano molto e molto di più. Facendo un esempio, il buffer, se io ho un pozzo, posso fare utilizzare il buffer per creare la fascia di rispetto di 200 metri. L'union, l'esempio dell'union è, ok, io ho un confine comunale e ho un'area boscata. Se effettuo un'union, posso derivare che un'area boscata, una parte di area boscata cade in un comune e l'altra parte cade in un altro comune. Questo si ritroverà nella tabella, e nella tabella saprò quanta area boscata ci sarà in un comune o nell'altra, e successivamente posso ritornare a sapere quant'è l'area totale e sapere la percentuale di aree boscate che ricade in uno o nell'altro comune. L'ultimo è il dissolve. Ad esempio, se ho questa area boscata e voglio unire tutte le aree boscate, sia graficamente ma anche sia proprio geometricamente, effetto questo dissolve in base a un campo. Quindi io posso, possiamo anzi un attimo su, no, teniamo sempre l'esempio dell'area boscata. Io ho l'area boscata di conifere e un'area boscata di faggi, platani. Io vorrei unire tutte le aree boscate di conifere, effettuo questo dissolve, e il dissolve mi produce due principali tipi di elaborati. Se queste macchie sono separate, le geometrie diventano 1, ma i poligoni effettivamente rimangono 2. Questo genera anche un errore per alcuni server, alcune specifiche, ma in GIS sono gestiti e vengono chiamati come multipoligoni. Invece, una cosa molto più interessante: se ho due aree di conifere che magari sono state rilevate in tempi diversi o hanno caratteristiche, diciamo conifere vecchie, conifere nuove, io voglio fare l'unione di queste geometrie in base solo alla classificazione conifere, tralasciando appunto le informazioni di se sono vecchie o se sono giovani, se sono vecchie. Io effetto questo dissolve. Se provate a immaginare, sicuramente nel caso pratico vi accorgerete che ad esempio il symmetrical difference, il clip, il difference e anche l'intersect potrebbe derivare tutto dall'union. L'eliminate diciamo, è un geoprocessing un po' più evoluto che ho usato molte poche volte, però potrebbe essere anche utile. Però facendo un'union e poi lavorando sulle tabelle, si può semplicemente dire: ok, union, proviamo ad allargare questa figura. Ci metto 1. Quello è il poligono 1, questo è il poligono 2. L'intersect è il risultato
del poligono che riceverà 1 e 2, quindi questo qua in mezzo, perché viene sovrapposto. Questo qua ci sarà nella colonna 2, 1 e nella colonna 1, 0. Sì, forse era meglio che mettevo una tabella. Comunque, vi rendete conto che l'unica parte dell'intersect, quindi quando verifico che ci sia il poligono 1 sia il poligono 2, ho l'intersect. Symmetrical difference invece è quando ho come si chiama? Dove non ho lo stesso valore, quindi verrà tolto questo che si sovrappone. Mentre il clip è un'operazione un po' diversa dall'intersect, è simile, ma si prende come base un poligono, si sovrappone a quell'altro e viene tagliato come se fosse mangiato. Tipo, io ho l'area boscata, voglio tutta l'area boscata di solo un comune, gli dico il livello base è l'area boscata, effettuami il clip in base al comune, quindi mi ritaglierà solo quell'area boscata che sarà compresa in quel comune. Passiamo un po' alla parte di come vengono sì, diciamo che i dati vengono archiviati in un database o comunque raccolti nelle forme che ho provato ad accennare prima. Questi dati possono essere distribuiti se sono standard e se seguono le procedure, magari derivano da degli enti o comunque delle amministrazioni o dei soggetti che producono questi dati, vengono distribuiti secondo diversi servizi, e questi servizi molto se sempre più diffusi sono detti appunto i servizi web. Quindi il proprietario del dato mette a disposizione questi dati in diverse modalità. Se pensiamo all'Istat, l'Istat produce principalmente dati alfanumerici, recentemente sta producendo anche shapefile, ma un altro servizio che produce mappe ed è più conosciuto per i servizi di mappe è quello del portale cartografico nazionale, che appunto rilascia i loro dati, i loro servizi web secondo questi standard. I dati alfanumerici come l'Istat troviamo anche la regione Lombardia, che permette di scaricare le tabelle, o appunto servizi dei de servizi di servirsi di dei servizi che si chiamano API, in cui noi possiamo interrogare il loro database, ricevere una risposta. Qua si entra un po' nella parte di sviluppo web, però essendo una cosa pubblica e di pubblico utilizzo, è giusto sapere che in Regione Lombardia c'è sempre un servizio disponibile che ogni volta che noi facciamo una richiesta ci restituisce dei dati, e questi dati sono sempre aggiornati. Ho messo qua in mezzo le informazioni strutturate perché mi permettono di il proprietario del dato può emettere questi dati non sotto forma di tabelle, non sotto forma di mappe, ma anche sotto forma di appunto PDF o comunque report che possono essere utilizzati e integrati nelle nostre soluzioni. Quando arrivano a noi questi tipologie di dati, possiamo utilizzarle dentro ai software desktop o comunque ad applicazioni web, tipo se noi facciamo una rilevazione dei beni storico-architettonici, ci colleghiamo alla banca dati della regione Lombardia con un identificativo, possiamo ricevere le informazioni sempre aggiornate di cosa andiamo a interrogare.
Questo è molto diffuso nelle applicazioni web, ci sono anche i servizi di Google quando noi andiamo a fare l'interrogazione di qual è la strada migliore per arrivare da un punto a un altro, noi interroghiamo i server di Google e ci restituisce una risposta. Abbiamo iniziato a parlare di GIS Desktop e quindi qui vorrei sciogliere qualche dubbio su cosa è GIS Desktop, cos'è GIS Server e quali sono tutti i nomi che si associano a quando si parla appunto di GIS. La linea di differenziazione tra i servizi GIS Desktop, le app, i server e web service ormai è molto sottile. Infatti noi possiamo avere i nostri dati sul nostro PC, apro QGIS che è comunque riconosciuto come un GIS Desktop, facciamo delle operazioni di geoprocessing. Qui rimaniamo proprio in tutta la parte desktop, non abbiamo bisogno di internet, non abbiamo bisogno di un server, abbiamo solo bisogno di questo software, appunto GIS Desktop, che ci permette di fare queste operazioni. Ma se ad esempio guardiamo l'esempio 3, il GIS Desktop insieme a un servizio web di quelli che ho citato prima, magari il portale cartografico nazionale, avendo una connessione internet, il nostro GIS Desktop diventa subito un mix di un visualizzatore di informazioni condivise tramite il web. Infatti tramite il portale cartografico nazionale oppure dalla regione scarichiamo le ortofoto e noi con il nostro QGIS andiamo a mappare le aree boscate o le aree cartografiche. Questo ci permette di come si dice di archiviare questi dati sia sul nostro desktop o appunto questo, passiamo all'esempio 4, archiviamo i dati direttamente sul server, quindi tramite il nostro QGIS prendiamo il servizio web, modifichiamo e gestiamo questi dati e poi salviamo il tutto sul nostro server. Vi rendete conto che qui subito entra un mix di servizi che è difficile definire un GIS Desktop. Se io devo definire GIS Desktop, dico ok, è QGIS, ma non si può fermarsi alla definizione. Io utilizzo GIS Desktop perché utilizzo QGIS. No, è facile subito scavalcare la linea del GIS Desktop e addirittura arrivare a servizi completamente fatti completamente di un mix di appunto questi termini che ho fatto vedere qua da parte e arrivare ad un'ultima conclusione. Io utilizzo anche tuttora, sto utilizzando un terminale, un dispositivo che unisce il desktop, un server perché utilizzo la mia macchina per archiviare i dati come se fosse un server e faccio alcune elaborazioni e report come se fosse un servizio web. Io tuttora adesso sto utilizzando Google Drive, sono connesso a internet, sto facendo una registrazione e e appunto utilizzo un servizio web. La stessa cosa posso utilizzare questo servizio Google Drive o altri per la gestione dei dati. Quindi parlare di GIS Desktop ormai è diventato un po' obsoleto.
Ho accennato a server, ho detto che il mio computer su cui sto proiettando è un server, ma quando si parla di server è necessario dividere un po' le definizioni. Quando si cerca su server su Wikipedia, noi troviamo che il server è principalmente fatto di hardware e di software. Fino ad ora io ho parlato di software. Quindi ho ad esempio un server Postgre installato sul mio computer, utilizzo tutte le funzionalità di questo server Postgre, ma in effetti non è, il mio computer non ha un hardware che permette di fare, diciamo, grosse cose con questo server, perché esistono i server dedicati con tutta una serie di costi in più sull'affidabilità sia appunto dell'hardware sia dei dati dell'archivio e tutta una serie di questioni legate appunto a offrire un servizio. Io non posso offrire un servizio dal mio computer, sì, posso offrirlo, ma sicuramente sarà un servizio di bassissima qualità, quindi sfrutto i software server, le potenzialità dei software server per la gestione dei dati. Ma se io dovessi offrire questo servizio, non potrei usare il mio computer, ma dovrei appunto utilizzare degli hardware dedicati. Come ho messo qua, anche i PC e i tablet possono utilizzare questa tecnologia, possono offrire un servizio web, ma lo scopo deve essere un altro. Sto andando un po' lungo, ma accenniamo cos'è il WebGIS. Anche qui ho fatto molte nozioni che sicuramente saranno tutte le basi le basi di approfondimento per le lezioni successive. Un WebGIS può essere rappresentato da queste quattro tipologie. Ok, fatto un attimo una pausa. Cos'è un WebGIS? Se mi viene chiesto cos'è un WebGIS, dico è una cartografia, analisi o di base che viene distribuita attraverso un sito web, attraverso un web browser, che permette di visualizzare i dati e effettuare una minima interrogazione, da una minima a una interrogazione più definita. Si possono aprire dei pop-up cliccando su un poligono o su un punto, oppure si possono effettuare dei filtri. Quindi posso dire un sito web in cui c'è una ricerca, posso effettuare dei filtri e i risultati mi vengono mostrati sulla mappa. Partendo da questa definizione, ho individuato quattro tipologie di WebGIS, prendendo come esempio, ma rappresentativi per le loro caratteristiche, e sono questi: OpenLayer, GeoMose, WordPress, tra virgolette, dopo vi spiego perché, tra virgolette, e Cartario, che è basato sul CMS Drupal. Diciamo che OpenLayer, insieme ad altri, è un framework per lo sviluppo di applicazioni WebGIS, molto molto utilizzato. Adesso c'è la versione 3, effettua molte operazioni e si avvicina molto a quello che è un WebGIS completo, che potrebbe essere rappresentato da altri diciamo software come GeoMose. Non lo conosco molto molto bene, però in effetti è quello che si avvicina molto di più
ad un software desktop, GIS. Noi attraverso GeoMuse possiamo selezionare i vari layer, aggiungere nuovi layer, modificare, ci sono anche le modalità per cambiare i colori, si possono creare delle stampe, si possono fare molte molte operazioni, ma per quello che viene usato, diciamo anche e soprattutto nel campo dell'urbanistica, un web GIS, la soluzione di fare un web GIS tipo GeoMuse potrebbe essere non proprio la soluzione giusta. Sicuramente la scelta ricadrebbe su OpenLayer. È molto più facile da sviluppare, si integra molto con altri siti, si può mettere anche su un normale sito web delle mappe OpenLayer, ma di per sé offre delle funzionalità che diciamo i soliti siti web offrono nativamente, ma offrono con molta più diciamo semplicità e sono da quel punto di vista sviluppati molto per fare questo. Quello di cui vi sto parlando è appunto il contenitore di un sistema scusate, CMS, Content Management System, un sistema per la gestione dei contenuti. Questo è quello che vi viene molto più spesso richiesto di fare, e questo è quello che vedo nelle richieste dei vari clienti o comunque delle varie persone con cui ho a che fare. Un sistema per gestire i contenuti. Un sistema per gestire i contenuti geografici. Insieme di due definizioni si tramutano in un appunto Content Management System, che può essere visto come tra virgolette WordPress, e un sistema come Drupal CMS, sviluppato appunto per la gestione dei dati geografici, che è, come vediamo, Cartaro. Ricapitolando, ho fatto dei grafici per rappresentare, prima di parlare di WordPress, dei grafici che mi permettono di capire un po' le caratteristiche. Le caratteristiche, diciamo, mappe, gestione di contenuti, design, possibilità di includere questo, diciamo, questo frame, questo contenuto di mappa in altri siti, e le funzioni che mi permettono di operare sui dati. OpenLayer è molto forte nelle funzioni, non tanto come GeoMuse, non tanto come un WebGIS, ma si avvicina molto. Si avvicina molto, si può anche editare delle geometrie e modificare e inviare delle modifiche, si possono cambiare i colori. Sicuramente c'è uno sviluppo molto ulteriore, principalmente se si guardano gli OpenLayer example, sono pochi quelli che sviluppano funzioni, ma è soprattutto fatto per la visualizzazione dei contenuti e l'interrogazione dei contenuti. Cosa che infatti GeoMuse, dando uno spunto diciamo alla punta delle map, riesce molto di più a gestire molte più mappe. Quindi, e insieme tra mappe e funzioni, appunto, si avvicina molto al desktop. Il problema principale di GeoMuse, che anche i problemi che sono legati ai GIS desktop, è che loro non sono prefigurati per creare degli output, per dare un design, diciamo, user friendly, e per la gestione dei contenuti,
È vero, sì, gestiscono molti contenuti, si leggono direttamente il database, ma ad esempio non li fanno visualizzare come se fossero un articolo di giornale del Corriere della Sera o di qualsiasi altro blog. È questo che, per questo motivo che intervengono i CMS di cui ho parlato. Cartaro differenzia principalmente da WordPress perché integra molte funzioni che possono farle avvicinare di più a WebGIS, ma alla fine arriviamo a WordPress. WordPress è tuttora uno dei CMS più utilizzati. Molti sono contrari all'utilizzo di WordPress, ma la grande documentazione e cioè la grande quantità di documentazione, la grande quantità di sviluppo, avere fisso una logica che non essendo programmatore, chi come me non è programmatore, ha già una struttura di database, di contenuti già fatti, vuole semplicemente creare contenuti, WordPress è quello che, secondo il mio parere, è quello che consiglierei ai tutti. Cosa molto utile che WordPress integra completamente OpenLayer, cioè è una caratteristica di OpenLayer più che di WordPress. In OpenLayer è fatto apposta per essere integrato completamente in WordPress. Io posso avere delle mappe, tutto quello che posso avere su OpenLayer lo posso avere navigando nel mio blog WordPress. Io clicco su un'informazione sulla mappa e mi si apre al click l'articolo con la descrizione come se fosse un articolo normale di qualsiasi blog. È molto bello come grafica, come si può anche se voi siete abituati ad utilizzare WordPress, e se non lo siete, sicuramente dalle prossime lezioni entreremo molto più specifico nella pubblicazione di mappe online con WordPress. Partiremo appunto da un'installazione di WordPress o in locale o su qualche servizio gratuito. E si vedrà subito come da una parte potrebbe essere facile, dall'altra l'interazione diventa molto più diciamo, si avvicina molto a quello che uno vuole fin da subito. Io ho una mappa, clicco sulla mappa, mi si apre l'articolo. Se voglio cambiare il titolo del punto o la tipologia dell'icona che viene rappresentato sulla mappa, modifico l'articolo direttamente di WordPress tramite la dashboard molto sviluppata di WordPress. Spero che questa panoramica vi possa avere convinto e avvicinato di più a questo mondo delle mappe, che è subito pronto ed è subito utilizzabile. Il difficile sarà dopo inserire dei contenuti adeguati, ma è questo che è uno degli obiettivi per cui sto facendo queste lezioni. Ho superato ogni limite di presentazione e giungo proprio alla fine. Qui ho raccolto, e vi lascio a voi vedere proprio nelle slide quando le potete scaricare. Quando le volete scaricare, i principali tipi di cartografie: ci sono mappe appunti, atlanti elaborati per la consegna, stralci di report. Ci sono le principali analisi, soprattutto per la pianificazione, i vincoli, lo zoning, possibilità di calcolare la sensibilità agli impatti, fare dei report cartografici. Ok, come rilievo di tutti gli edifici, verifica degli edifici che non sono stati fotografati, e poi delle analisi un po' più evolute, come per gli scenari, l'analisi a prossimità, il 3D e il routing per vedere quanto tempo ci metto ad arrivare in un punto.
sviluppato su un'area metropolitana, quali sono i punti più o meno accessibili? E successivamente, come anticipato all'inizio, c'è un album sulla piattaforma di Flickr dove vengono raccolti tutti gli screenshot fatti con QGIS, quindi tutte le mappe che possiamo vedere qua, fatte proprio col software QGIS. Questa è la mia. E vi permettono di avere una panoramica su tutte le operazioni, su tutte le tipologie di cartografia che possono essere. Questa è simpatica. Possono essere effettuate con QGIS. Questa era l'analisi. No, ce n'è un'altra. Questi sono i punti di accesso. E così, questo è l'impatto penso acustico delle varie centraline. E così. Ho finito. È stata un po' lunga, ma mi è piaciuto avere questa panoramica su cui sicuramente ci saranno degli aggiornamenti. Ciao, alla prossima!